Perché poi l'uomo era da parte. No, la prima domanda. Se invece mi risponde, prende parole e mi risponde. Non parli sotto voce, non c'è. Grazie. Chiedo scusa, evitate di parlare per te. Hai fatto una domanda, l'ingegnere ti risponderà. Pregherei l'ingegnere di rispondere alla prima, sulla seconda, l'ingegnere se vuole rispondere sulla seconda, avendo già risposto alla prima. No, la seconda rispondo semplicemente in un modo, c'è una normativa ben precisa, una legge ben precisa che parla eventualmente di eventuali risarcimenti danni o danni erariali a carico di chi vanno, quindi chi la conosce sa praticamente chi a carico di chi andrà. Grazie. Precisazione. No, io intanto non mi ritengo soddisfatto delle risposte date, cioè, fermo restando non so, la veridicità di quando afferma per quelle osservazioni mi chiede nel Consiglio Comunale, vabbè, comunque non metto in dubbio la parola. Però io ritorno su un punto specifico. In ogni caso, tutto quello che il consigliere Angelo Florino, tutto quello che lei ha detto, prendendo per cui anche il 20% della cubatura da insomma, rilasciare come volume non residenziale, in ogni caso si dovevano individuare le zone dove praticamente rilasciare queste benedette concessioni edilizie. Perché nel modo come è stato fatto, quando verranno fatti questi benedetti piani, che ripeto, possono essere pure di iniziativa privata, molto probabilmente molte di queste zone che invece adesso sono interessate da permessi a costruire e che non si riferiscono soltanto a volumetrie non residenziali, ma spesso e volentieri ci sta il candidato sotto e c'è anche il sottotetto sopra che sappiamo bene ha le caratteristiche praticamente dell'abitabilità. Ma ad ogni modo, quindi messo tutto insieme, praticamente abbiamo consentito di edificare un lotto libero, laddove invece la norma prevede che questi vani devono servire per i completamenti altimetrici, chiusura dei muri e uniformazione delle cortine edilizie. È qua che il punto che non quadra. Uno dei vari comma che riguardano la zona B e la qualcosa si dica i lotti liberi in zona B sono inedificabili. No, che significa questo? Invece si dice il contrario. No, non si dice quello che non si deve fare, si dice quello che si deve fare, e cioè che i vani, questi 100 vani, devono servire per completamente altimetrici, chiusura di muri e uniformare le cortine edilizie. Punto. Vabbè, questa è una mia opinione e ci tengo a ribadire. Io spero che si risolva tutto nel modo positivo, insomma, che non lo so, i giudici che stanno indagando si convincano della bontà di queste azioni e ce lo auguriamo pure noi, così finisce tutto e stiamo tutti quanti tranquilli. Grazie architetto. Grazie architetto Genese. Solo una cosa brevissima, noi non siamo qui per convincere nessuno, ma soltanto per spiegare le cose, dopodiché ognuno vuole stare padronissimo deve stare del proprio paese. No, in merito alla non ritenersi soddisfatto diciamo della risposta alla domanda. Ma non mi soddisfa. No, sul discorso forse sono stato io veramente invece nell'esprimermi, io forse diciamo, non riesco veramente a farmi capire. E legare praticamente questi permessi di costruire ai 100 vani da realizzare in zona B non fa per cioè qua sta il punto di divergenza perché invece voi lo ritenete in totale va benissimo okay, poi in merito praticamente in merito diciamo al passaggio battuta che questi permessi di costruire con sottotetti con cose possono no a me mi risulta che sono stati rilasciati i permessi in questo modo così certo. Ti posso dire strada e numero dove è stato fatto la sovraelevazione qui sotto detto su parliamo di tutti gli elementi concordi con la sovraelevazione urbanistica in merito poi sappiamo che come vengono utilizzati posso semplicemente rispondere come risposta al magistrato se facciamo il processo all'intenzione aboliamo il rilascio del porto d'armi non ho detto che comunque ha un potenziale ma non si fa il processo
espressa l'intenzione, è chiaro che il permesso, ove mai fosse ritenuto legittimo, è ben rilasciato. Ma il problema invece è l'individuazione delle zone che non hanno quelle caratteristiche previste dalla legge e per cui dalla normativa e sono soggette alla discrezionalità. Questo è il punto della questione. Ingegnere, ringrazio per l'intervento. Ingegnere può allontanarsi. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Ingegnere può allontanarsi, anzi purtroppo deve, lo ringraziamo, ma deve allontanarsi. Consigliere Ianese, volevo